senti il treno che fischia e va, il treno del vapore che va. Case popolari vuote. Siamo a Catino in via dei Narcisi, palazzina A5 e A4, dove succede A6, vedi? Porzia, memoria storica, Porzia, quindi A6 e A5. A6 e A5. In queste palazzine mi sembra sempre di giocare alla battaglia navale, colpiti e affondati. In questo caso è completamente affondata la situazione, perché adesso... Va da navi che affondate però, Tu da quanto tempo vivi nella palazzina A6? 9 anni. 9 anni. Dopo un anno, che succede più o meno dopo un anno? Che il proprio l'assegnatario della casa... È morto. Povero Giovanni. Pace all'anima di Juan, E da quel momento in poi? E poi l'hanno murato questo appartamento e basta. Tu l'hai segnalato anche qualche volta che qua c'è una casa vuota? Sì, sì, sono andata, ho detto no, noi no, non comandiamo. Non è il comune, è l'Arca. Dovete andare all'Arca e dovete andare a dire. Quindi facciamo direttamente noi la segnalazione, Arca, qui nella palazzina 6 a che piano? Primo piano. Ve la facciamo anche vedere. Sì. Ci sta la casa che è stata segnata a Giovanni. Pace all'anima di Juan, che ora piace all'anima di Giovanni per gli amici di Milano, che ormai è morto. Ad aprire l'appartamento, nasci pure per le zanche, sei il bordello. Sicuramente ci sarà il bordello, forse ci sarà. Io qua mi faccio con la finestra, alla romana, e là stanno le mosche, insomma, di tutto, scarafaggi volando. Gli scarafaggi volando sono terribili. Io te la zazzarini, io sono tutto cacazzoso. Allora, dico, Cristo muerto, ma andate a chiudere il comune a venire. Anche perché? A Romumuri e a far venire a Palazzano. Ti stringe il cuore il fatto che c'è tanta gente che ha bisogno di una casa e sta... E voi, ma noi lo so quando le volte l'abbiamo detto, data a qualche cristiano che da che te ne abbassano. Cristo che vede le cristiane addosso sotto ai po'. Per piacere, faccio vedere, forza, accompagnaci. Vieni, vieni. Tino, è solo al primo piano, Sì, sì, no, è veloce, veloce. Due vani. Belle grande. Però bella grande. Qua cucini, qua fa, diciamo, salone e cucina collegati insieme. Fa la camera da letto e il bagno. Ma che c'è? Il cane dentro sta? No, è di fronte. E si sente? Ah no, mi sono spaventato. Questo è stato murato. Buono, ho messo accanto oggi. Dietro sta la porta. Fa salone e cucina collegati insieme. Quindi come la casa mia, open space, salone e cucina. Fanno due cucinini e poi fa la camera da letto. Okay. Fa? Con il bagno e il balcone che fa. Aspetta, forse facciamo un esperimento, non abbiamo mai fatto prima d'ora. Vuoi venire a casa? Aspetta, la casa mia è uguale a quella. Aspetta. Chiudete gli occhi un attimo. Io devo chiudere gli occhi? No, chiudo io, tu no. Chiudiamo gli occhi tutti quanti. C'è il muro. Porzia, ci racconti com'è casa dentro? Allora, immaginate. Sono due vani, sono, e due cucinini, che fa salone e cucinino collegati insieme, e il balcone. E fa la camera da letto e il bagno, basta. Sei stata bravissima, Porzia. Mi è sembrato di vedere un gatto, no, mi è sembrato di vedere l'appartamento. Il cane continua ad abbaiare. Sicuro che non è qua il cane? No, è là il cane. Che mi è venuto il gatto a casa. La casa di Giovanni è uguale a mia. Se vuoi venire a vedere casa mia. Ma la vuoi far vedere? Vieni. Ma scusa, andiamo, dai. Forse è accogliente, forse. No, niente, sta mia madre. Chiudere gli occhi ha funzionato, me la sono immaginata. Ma adesso vi facciamo vedere esattamente com'è la casa. Ma vieni, giù. Vieni, non fai. C'è anche qui il cane, tira. No, non faccio. Allora. No, lo so, signora. Questa è mia madre. Buongiorno, signor, buongiorno, buongiorno. Allora, quindi nella stessa maniera è questa. No, sto facendo vedere la casa. No. Stai tranquilla. Questa è come la casa di Giovanni di giù. Allora, questo è il cucinino. Il cucinino, vieni a vedere, Tino, il cucinino. Giovanni fa il balcone. Ok, tu invece l'hai chiuso. No, l'ho trovata così. Ah, già così. Ehi, cuccia. Questo è l'altro cucinino. E questo è l'altro cucinino. No, poi c'è il salone, la camera da letto e il bagno. No, ci mettiamo una famiglia. Zitta, è 3-9. Questo è l'altro cucinino. A me non fa il balcone. Eh sì, a te c'è la finestra soltanto, però lo recuperi in spazio. Sì. Come se avessi un'altra camera. Ma il muro, abbiamo rotto noi. L'hai rotto il muro. Sì. Sai quanta gente. Guarda la casa di Giovanni, vedi?
proprio uguale, identica, e quindi e poi si racconta i giorni da dove vedi gli scarafaggi volanti. Sì, è vero? Sì, io ce l'ho. Fai bene, Porzia. Questi profondi Giovanni, guarda che cosa sta. Sì, non lo puoi vedere tuttino, perché se ti affacci cade la telecamera. Fai conto che te l'ho descritto io. Porzia, questo è il bagno, non di Giovanni, questo no, è il tuo bagno. No, questo è il mio bagno, però Giovanni, per dire... è uguale. Proprio, la casa è identica, la fotocopia. Sì. Spiccicata, la casa di Giovanni. Solo che la casa di Giovanni è vuota da più di 8 anni. Ah. No, sono i mobili suoi. Sì, è vuota, nel senso che non abita nessuno. Sì. E noi ci... Giovanni fa il balcone. Tu non ce l'hai il balcone. Io non ce l'ho il balcone, a me fa la finestra. Ma noi ce ne andiamo. Ma scusa, mamma, sta parlando. Ma noi adesso andiamo alla palazzina A5, dove si consuma da diversi anni anche lì un'altra storia molto particolare. Si esce dal bagno, Porzia? No, non si esce dal bagno. No, devi uscire per forza da qua.